Marta è la moglie di Sebastiano, che... No, Marta è la moglie di Aldo. Marta è la sorella di Sebastiano. Vieni qui, marito mio. E lui è mio marito, Aldo. E mia mamma è... Paila pa... Come si chiama la mamma? Non ha il nome la mamma. Ah, ok. Io sono Daniele, sono il compagno di Sebastiano, che è il nostro protagonista, e questa è casa nostra, questa che vedete alle spalle. Faccio il dentista e niente, con Sebastiano è una vita di coppia perfetta, tranne che per una sua ossessione, e che non ve la svelo perché tanto poi ve la dirà lui. Diciamo che in questo weekend dovrò combattere tanto con il mio compagno. E tra un po' di malinconia e verità nascoste verranno fuori un po' di sorprese. Io sono Sebastiano, ho un'ossessione per un figlio, o una figlia, è uguale, insomma, voglio un figlio a tutti i costi, e si inventerà un espediente abbastanza sorprendente, coinvolgendo il suo compagno. Non posso dire troppo, allora si inventerà un espediente che poi vedrete quando verrete a vederci, ma molto molto divertente. Io sono la mamma di Sebastiano, il protagonista, il compagno di Daniele, una donna bizzarra, molto, sempre molto vivace, molto, sembra frivola, però poi c'è un risvolto che non vi svelo naturalmente. Mamma! È una mamma che apparentemente è molto morbosa, con questo figlio che lo adora, tesorino, baci, abbracci, eccetera, però poi c'è un risvolto uscirà fuori una grande sensibilità. Vorremmo adottare un bambino? No, non ci importa l'età, no. Beh, ecco, forse 17 anni sono un po' troppi. Marta è un'insegnante, è una donna molto precisa, adora, ama la pulizia, arriva in questa casa invitata dal fratello, all'insaputa però del compagno del fratello, e inizia questo lunghissimo weekend. Ci saranno una serie di eventi che non possiamo svelare, mi sembra che ve l'abbiano già detto, no? Non possiamo dire certe cose, però tutto sta in questo bellissimo invito, in questa bellissima casa. Per questo lunghissimo weekend. Sarà un lungo weekend. Aldo è molto molto remissivo nei confronti di Marta, che lo rimprovera ogni due per tre nello spettacolo. Aldo, hai toccato qualcosa là dentro? No. Ah! Cioè sì, il minimo. Siamo stati seduti al balcone 5 minuti, poi è saltata la corrente. Ma non sai che è davvero carino quel posto? Non mi interessa e non mi toccare. Vai in bagno, fatti a lavare le mani, prendi un asciugamano pulito, per favore non toccare niente. Però diciamo che c'ha un'evoluzione anche il personaggio di Aldo, insieme anche a un'evoluzione all'opposto del personaggio di Marta, che diciamo che le dinamiche di dominanza e remissione in qualche modo si intrecciano. Perciò abbiamo io una presa di consapevolezza, diciamo, data un evento che non potrò raccontare. Non possiamo dirle certe cose. Dirlo, è l'autore qui dietro, quindi. E Marta dall'altra parte anche lei una presa di consapevolezza, e diciamo che anche la coppia eterosessuale in questo, noi siamo l'emblema della coppia eterosessuale in questo testo, ha le sue problematiche anche in merito ai figli, non solo nella tematica delle famiglie omosessuali, e diciamo che troviamo una nostra soluzione anche noi. Il mio cognatino! Ma che bella sorpresa! Non si alza neanche per salutare, eh? È molto formale lui. Infatti è maleducato. Ma come? O Sebastiano, sono che hai detto che vendiamo? Io ho detto, sì certo, è che quando ti vedo mi emoziono. Sembra sempre la prima volta. Se non sapessi che sei gay, direi che è galante. Lo è, la partita. Ho portato questi per voi, e ho portato anche Aldo. Presente! Aduccio! Come è nata l'idea? Allora, l'idea è nata, intanto l'ho scritta 2 anni fa, ci tengo a precisarlo, perché veramente può sembrare che uno cavalca l'onda mediatico, politica, invece
non è un testo politico, non vuole seguire nessun argomento che sta sulla bocca di tutti. L'ho scritto 2 anni fa perché ci sono 2 mie amiche che adesso hanno una figlia bellissima e 2 anni fa ci avevano dato questa notizia, le mie migliori amiche, che volevano avere un figlio. Da lì ho detto che bella questa cosa, ma sarà facile, sarà difficile, che percorso dovranno sostenere? E infatti non è stato per niente facile per loro. E allora di là poi ho cominciato a scrivere. Dammi un bacio, fatti abbracciare. Sì. Piano, mamma, piano. Sei troppo magro. Mangi? Certo che mangio. Allora bisogna fare un po' di sport per allargare un po' queste spalle. Sì, no, la ragazza, quando la trovi? No, la ragazza, quando la trovi? Che meraviglia avere tutta la famiglia al completo. No, la nostra famiglia non sarà mai più al completo. Buon'anima di tuo padre, che Dio l'abbia in gloria. Solo un uomo ha avuto nel cuore, solo uno ci resterà. Un plauso enorme va a Gianluca Ferrato, il nostro regista, che ha fatto una messa in scena, devo dire, ha valorizzato tantissimo il testo e soprattutto gli attori. I punti di forza sono appunto la comicità. Si ride parecchio, una commedia brillante che non guasta ogni tanto, che però fa anche pensare, e l'argomento è molto attuale e combattuto. Il valore sociale non possiamo annullarlo, anzi noi lo nascondiamo con le risate, però fidatevi che qualcosa vi faremo pensare, quindi noi, è vero, facciamo una commedia, ridiamo, si ride tanto, venite a vederci, però vi prometto che vi commuoverete anche. Già il pubblico fuori, vedi che comincia a discutere del tema, comincia già a aprirsi, insomma, un dibattito, non solo sulle risate che magari hanno avuto, ma anche proprio sul tema. Sì, dipende proprio dal tipo di pubblico. Se vuoi prenderlo in quella direzione, allora esci, ne discuti e ti apre la mente, altrimenti veramente puoi semplicemente far tesoro di una piacevolissima serata. Questo è. Quindi è un spettacolo per tutti, quindi titolo, non titolo, tematica, non tematica, che è veramente uno spettacolo per tutti. Poi ci sono degli attori bravissimi in scena. Basta, state zitti! Non voglio sentire più nessuno, il primo che parla lo sbatto fuori! Mi avete chiamata? Oh, no, mamma, tranquilla! Ho alzato la voce. Ciao spettacolo che spettacolo. Ciao spettacolo che spettacolo. Vi aspettiamo al Teatro dei Servi. Al Teatro dei Servi. Fino al 17 aprile. Con un bacio dai tuoi papà. Un bacio dai tuoi papà.